Prova? Sì. Benissimo, scusate. Allora, buonasera a tutti e benvenuti. Diciamo, questo pomeriggio abbiamo un evento che è organizzato, diciamo, in occasione dell'inizio di un progetto europeo di tipo, diciamo, collaborativo, in cui si metteranno insieme vari gruppi teorici e sperimentali europei per la ricerca di diciamo, materia oscura leggera, particelle note anche come assioni. E in questa occasione stiamo organizzando anche, organizzeremo dei seminari anche un po' più leggeri, meno tecnici, aperti anche a studenti e un po' ampio pubblico. E in questo caso abbiamo invitato Caterina Braggio, che è qui dietro di me, con un seminario dal titolo Con le tecnologie quantistiche alla ricerca della materia oscura. Caterina è professoressa all'Università di Padova e diciamo, fa ricerca in un esperimento che cerca appunto una di queste particelle che potrebbero costituire la materia oscura, chiamate assioni, e sono delle particelle che hanno bisogno di particolari tipi di rivelatori per essere osservate, e in particolare appunto si usano queste tecnologie quantistiche, quindi ecco il perché del nome. Lei appunto partecipa a questo esperimento che si chiama QUAX, e la parte di tecnologie quantistiche invece la sviluppa dentro un progetto in collaborazione con gli Stati Uniti che si chiama SQMS. Ma diciamo, ecco, mi chiedono di ricordare che chi è da remoto può scrivere le domande nella chat, di cui immagino ci sia il link da qualche parte, che io non conosco. Caterina, prego. Grazie Claudio, buon pomeriggio a tutti. Naturalmente comincio con ringraziare chi ha organizzato questo evento. Sono contenta di essere qui. Non si sente? Si sente? Adesso è un po' meglio? Facciamo così. Ma posso avvicinarmi a questo microfono? Quindi adesso mi sentite meglio? Oui? Ok. Quindi stavo dicendo che mi fa piacere essere qui ai laboratori di Frascati e che vi avrei avuto questa possibilità di seminare un po' di curiosità anche nelle nuove generazioni rispetto a queste tematiche di cui accennava Claudio. Allora io partirei subito cercando di... Sì, un momento che c'è qualche problema con il microfono. È un grande classico degli sperimentali non sapere nemmeno mettersi il microfono per fare le presentazioni. Grazie, adesso funziona, vero? Ok, quindi partiamo subito da... Voi avrete sicuramente identificato le parole chiave nel titolo, quindi Dark Matter e tecnologie quantistiche, queste sono quasi delle parole d'ordine in questi giorni, soprattutto in questi eventi in cui si cerca di dare un taglio un po' più divulgativo. Dark matter come un problema aperto in fisica fondamentale, uno dei tanti problemi ancora aperti, e questa è la parte sinistra di quello che vedete in questa immagine, e poi avrete sicuramente avuto modo di associare l'immagine sulla destra, questa dei piatti dorati, alle macchine che vengono chiamate dimostratori di quantum computing. Quindi avrete visto su Google, IBM, Rigetti, mandano spesso le immagini di queste macchine che vengono utilizzate per mantenere gli apparati a temperature molto vicine allo zero assoluto. Quindi stiamo parlando dei millikelvin, temperature che ci permettono attraverso queste macchine quasi di battere la natura, no? Se guardiamo fuori nel cosmo, la temperatura è quella della radiazione cosmica di fondo che è superiore ai 2 Kelvin. Quindi, durante il corso di questo intervento, vi racconto per quale ragione andiamo ad utilizzare queste macchine. In questo contesto, la foto che vedete,
è di un refrigeratore che non viene utilizzato per esperimenti di quantum computing, ma per fare appunto ricerca di candidati di materia oscura. E lì devo specificare che si tratta di candidati leggeri, di particelle leggere, e in un range relativamente ampio di masse. Quindi tutto quello che voi dovete, che vi serve per andare oltre in questo cammino che stiamo facendo insieme oggi pomeriggio è raccolto qui, quello che vi serve sapere sulla dark matter, che è poco che sappiamo, e forse l'aspetto più importante per lo sviluppo di un detector è il parametro che qui ho definito come densità locale di materia oscura. Questo è un numero chiave quando andiamo a fare la progettazione degli esperimenti, 0,3-0,4 joule per centimetro cubo, quindi densità che c'è di un fattore 10 alla 5, quella che è la densità media nel cosmo. Ora, che altro sappiamo? Misuriamo attraverso le curve delle rotazioni delle galassie, ma forse la presenza di questa materia di cui non c'è nota la natura, e la prova più forte è quella che abbiamo dalla CMB, dove ci viene anche data la possibilità in qualche modo di poi di pesare, no, quant'è questa materia che non conosciamo rispetto alla materia ordinaria, quella fatta delle particelle che ci sono note. Beh, questa sta facendo la parte del gigante, perché risulta proprio essere 85% la materia dell'universo. E quindi di qui in poi noi assumiamo che si tratti di materia scura fatta da particelle, però potrebbe anche non esserlo. Teniamo aperta questa possibilità. C'è un range molto ampio di masse in cui cercarla, potrebbe andare dai, vedete qui, questo forse è il righello più ampio, possiamo andare dai 300 Hz su fino al terahertz, quindi parecchi ordini di grandezza. E potete anche aspettarvi che in questo range, in questa ricerca, in cui si va veramente a cercare uno spillo su un famoso ago nel pagliaio, si vada ad affrontare con rivelatori di tipologia completamente diversa. Vi faccio l'esempio, quindi quello che alla fine si fa da sperimentali è quello di dire: bene, io adesso provo a costruire questo rivelatore che è sensibile a questo tipo di interazione in certi modelli che sono sviluppati dai fisici teorici. E se non vedo un segnale, ho ottenuto un risultato, perché sto andando a mettere un valore in un plot che viene chiamato di esclusione. Quindi andiamo ad allungare la lista di quelle che non sono più buoni che validi candidati di materia oscura. Negli ultimi 30 anni c'è stato il grandissimo sforzo sperimentale nell'andare a sondare quello che è il range di candidati di materia oscura pesanti, quelle chiamate Weakly Interacting Massive Particles, il cui range di masse potete apprezzare qui nel plot sulla vostra destra, quindi da alcuni JeV fino al TeV. Quindi questo range molto ampio di masse, sono stati costruiti dei detectors il cui principio di funzionamento è proprio lo scattering, ovvero un processo di fusione della particella protetica su atomi nuclei del materiale attivo del rivelatore. Quindi ci si aspetta un piccolissimo deposito energetico del detector che poi esce in presenza di un campo magnetico, si fanno derivare le cariche e alla fine della giornata si porta a casa un segnale, una certa lievezza di campo. Queste particelle, come vedete, questo è un plot di esclusione per questo tipo di candidati, sono state escluse fino a un certo grado di sensibilità, la ricerca è ancora ongoing, andando ad aumentare progressivamente il volume delle masse del detector, la massa del detector coinvolta. Quindi vedete, credo siano già usciti i risultati di Xenon Henton, l'esperimento condotto da Lena Aprile,
proprio ai laboratori nazionali del Gran Sasso, e il passo successivo credo si chiami Darwin, quello in cui poi si andranno a raccogliere dai vari esperimenti negli Stati Uniti lo xenon a disposizione per fare un unico detector molto grande e quindi aumentare e portare al limite la sensibilità anche per questo tipo di particelle. Quindi queste, vedete, io sto già ponendo uno spartiacque in questo righello delle masse possibili per i candidati di materia oscura e lo sto mettendo attorno ai 10 electron volt. Quindi dai 10 electron volt in su possiamo trattare le particelle come i candidati degli oggetti individuali, cosa che invece non ci aspettiamo nel momento in cui il candidato comincia ad essere leggero o ultraleggero. Quindi al di sotto dell'electron volt l'osservabile è che ci aspettiamo di andare a cercare nel regolatore che stiamo sviluppando è lo vediamo adesso, è un segnale, un'onda. Quindi quello che ci aspettiamo è proprio un campo classico che oscilla ad una frequenza ben definita e che è legata alla massa della particella. Quello che vi sto mostrando qui nella destra è di nuovo un plot di esclusione per questo tipo di candidati leggeri che vengono chiamati assione, axion-like particles, il range di masse, vedete, va dall'ordine di 10 alla meno 12 in questo plot, non so se riuscite a vederlo bene, fino a 10 alla 7 electron volts. Di nuovo la regione che vedete colorata è una zona che è già stata sondata da varie tipologie di esperimenti e quella bianca, qui notate già la differenza con il plot di esclusione che vi ho mostrato per le WIMPs, la regione bianca è molto ampia, quindi questo sta ad indicare che lo spazio dei parametri in questo caso non è ancora stato sondato, stiamo costruendo adesso, di qui ai prossimi anni, i rivelatori per riuscire a sondare anche i modelli per questo tipo di candidati. È molto interessante e molto ben motivata la ricerca di questi candidati sulla fascia che vedete in giallo, questa diagonale che vedete in giallo con indicati che sta ad indicare la famiglia di modelli di riferimento per l'assione di QCD, quindi questa particella che non andrebbe a risolvere solo il problema della dark matter, ma ci permetterebbe anche di aggiustare qualcos'altro che non funziona nel modello standard della fisica delle particelle. Quindi facendo un passo indietro, per quale motivo? Nel momento in cui la particella diventa leggera, la cominciamo a trattare, il candidato di particella oscura diventa leggera, possiamo iniziare a trattarlo come se fosse un'onda. Allora, questo l'avete già visto nei corsi base di meccanica quantistica, quando le particelle sono leggere, sono senza massa, li associamo a una lunghezza d'onda che può essere anche molto grande. L'altro passaggio che andiamo a fare è dire, bene, se queste particelle stanno in un range, per esempio, di qualche decina fino al centinaio di microelectron volts, io vado a calcolarmi qual è la densità locale, qual è la densità di queste particelle che mi aspetto per poi poter progettare un detector. E questo lo faccio andando a prendere il numero che vi ho mostrato prima, quindi prendo la densità locale della materia oscura, 0,35 GeV per centimetro cubo, e vedo bene, qui ci sono, se la massa di queste particelle è del centinaio di microelectron volt, ce ne saranno 10 alla 12 di queste particelle per centimetro cubo. E quindi quello che mi posso aspettare è che ci sia un comportamento macroscopico e che adesso sia associata un'onda. Quindi non cerchiamo più scattering, non cerchiamo più energie depositate nel detector, cerchiamo campi. Qui vorrei solo portare la vostra attenzione su questo grafico in maniera già da prendere confidenza con i numeri gioco e quindi con gli apparati che andiamo ad utilizzare. Quindi c'è un legame, vi dicevo prima, tra la massa della particella ipotetica e la frequenza di questo campo efficace che andiamo a cercare, e il numero è 1 microelectron volts, 250 MHz. Quindi cercare una particella che ha una massa di 100 microelectron volts significa che cerco
una particella che ha una frequenza associata di 25 GHz. Questo significa andare a fare una ricerca con cavità RF. E qui il dettaglio di questo plot di esclusione, preso dal plot più ampio, vi dice anche dove siamo con la ricerca, quindi con l'attività sperimentale, con questo tipo di rivelatori di cui adesso vi voglio parlare, nel contesto internazionale. Quindi immaginate che questi rivelatori vengono sviluppati negli Stati Uniti, quindi come diceva Claudio, qui al laboratorio di Frascati, ai laboratori nazionali di Legnaro, dell'INFN, stiamo costruendo degli aloscopi, ma ce ne sono anche negli Stati Uniti, in Corea, in Australia, adesso ne stanno costruendo anche in Taiwan, quindi ci sono tantissimi gruppi, c'è una comunità internazionale in cui, che partecipa a questo sforzo nel sondare lo spazio di parametri aperti per queste particelle ipotetiche. Quindi da 10 alla meno 6 electron volts, che corrisponde a qualche centinaio di megahertz, fino a 10 alla meno 4, quindi qualche centinaio di micro electron volts per frequenze, fino a, queste sono 10 gigahertz, 20, fino a 30, 40 gigahertz, questo è lo spazio di interesse, molto fortemente motivato. Quindi andiamo al come è fatto, adesso vi sarà venuta la curiosità, vabbè, come sono fatti questi rivelatori per vedere queste onde che ci aspettiamo di trovare. L'analogia fortissima che viene fatta di questo detector che viene chiamato aloscopio, allora è aloscopio perché va a sondare l'alone di materia oscura che sta nella galassia, è a tutti gli effetti un ricevitore radio cosmico che permette di andare a sondare la presenza di questi campi efficaci a partire da qualche centinaio di megahertz fino a 15 gigahertz, come avete 15-20 gigahertz, come avete visto nel plot di esclusione che vi ho mostrato in precedenza. Quindi l'analogia è che le onde associate agli assioni, queste particelle ipotetiche, vengono convertite in onde elettromagnetiche all'interno di questo detector, esattamente come nelle radio, le radio onde vengono convertite in onde sonore. E il processo che ci sta sotto, adesso se andiamo a vedere il diagramma, è un processo di Feynman, è un processo di conversione di questa particella in presenza di un campo magnetico in un fotone. E il fotone, come abbiamo già detto in precedenza, ha una frequenza che è associata alla massa dell'assione. Ora, questo tipo di rivelatori sono molto sensibili perché si basano sull'utilizzo di tecniche risonanti. Quindi, se voi lo andate a rappresentare, sì, prima avevamo stato una radio, ma in sostanza un aloscopio è formato da una cavità risonante, quindi una cavità all'interno della quale possono risuonare alcuni modi elettromagnetici decisi dalle condizioni del contorno, quindi dalla geometria della cavità, sotto l'azione di un campo magnetico e letta da un ricevitore. Quindi ci mettete un'antennina e andate a sentire e a vedere il segnale. Ora, detto così, sembra un esperimento che uno si può fare in cucina, perché un magnete permanente lo troviamo facilmente, una scatoletta di metallo pure, e non sembra un esperimento così challenging. Ma i numeri in gioco sono quelli che poi ci mettono in difficoltà. Quindi, già come accennava anche Claudio, i segnali che andiamo a cercare sono molto deboli, no? Perché l'interazione che ci aspettiamo è con le particelle note del modello standard è un'interazione molto debole e i segnali si trovano spesso in questi esperimenti immersi nel rumore. Quindi, ricapitolando un po', ci serve una cavità a microonde, anche questa non può essere una scatoletta qualsiasi, deve essere un ottimo risonatore. Deve essere un risonatore in cui le dissipazioni sono decisamente molto contenute. Una volta che la sua capacità di risuonare in campo deve essere molto elevata. Quindi questo viene tradotto in un parametro che si chiama fattore di qualità, che restituisce la larghezza di riga del modo che state selezionando per la detection.
altra sfida in questo tipo di esperimenti è che voi vedete, una volta che avete fatto una scatoletta, le frequenze sono decise. Invece voi volete avere anche la possibilità di fare come nella radio, quindi di cambiare la frequenza, e questo lo fate andando a cambiare, diciamo, la lunghezza efficace del risonatore, andando a mettere dentro degli oggetti nella cavità e muovendoli dentro per riuscire a cambiare la frequenza. Questo uno si riesce a fare solo in un range molto contenuto di massa, purtroppo. Ok, e qui nell'immagine che vi sto mostrando a destra, il risonatore, questo oggetto qui, si usano nella stragrande maggioranza degli esperimenti cavità in rame, che sono buon conduttore, vi permette di arrivare ad avere degli elevati fattori di qualità. Poi ci sono anche altre tecnologie, ma non è questo il luogo per parlarne. E la cavità viene inserita all'interno del board di un magnete superconduttore. Questi sono dei magneti che vi consentono di avere parecchi Tesla, l'azione da cui il segnale è fortemente dipendente. E poi la grande parte, la parte abbastanza complessa dell'esperimento è anche proprio quella di sviluppo della parte del readout elettronico. Ora, vi accennavo, non è proprio come una radio, perché mentre nella stazione di radio un segnale uno lo riesce sempre a prendere, qui stiamo parlando di segnali estremamente piccoli, quindi siamo nel range del 10 alla meno 12, 10 alla meno 23 watt. Questi sono direttamente settati da come avete progettato l'esperimento, e questo è il meglio che potete avere in certe range di frequenza, soprattutto ad alta frequenza. Quindi vedete, P con S è il segnale che mi aspetto di avere in cavità. Devo spingere moltissimo i campi magnetici B, perché vado con il quadrato dei campi. VF è il volume efficace di questa scatoletta di cui vi ho parlato. Q con L è il fattore di qualità, la capacità di risuonare i campi elettromagnetici. E questo è il segnaletto che è completamente immerso nel rumore Johnson. KT delta mu, costante di Boltzmann, la temperatura a cui state raffreddando il vostro risonatore, delta mu è proprio la larghezza del segnale che state osservando. Quindi in blu nel plot vedete il noise e vi viene in aiuto la possibilità del fatto che si tratta di Johnson e un rumore gaussiano, e quindi potete mediare nel tempo per migliorare il vostro rapporto segnale-rumore. E questo è il motivo per cui questi esperimenti a tutti gli effetti vengono considerati al momento difficilmente in grado di sondare tutto lo spazio a parte dei parametri. Qui vedete alcune stime, vi traduco il segnale, il rapporto segnale-rumore in una figura di merito che ci permette di dire quanto velocemente sondiamo lo spazio di parametri, che viene chiamato questo che è lo scan rate, quanti gigahertz all'anno riesco a fare in quel plot che avete visto in precedenza. E questi, vedete, dipendono da parametri che sono sì il campo magnetico, il volume e il fattore di qualità, come abbiamo visto anche in precedenza per il segnale, con altri scaling, ma soprattutto il parametro chiave è la temperatura di rumore del sistema. Vedete che va come l'inverso del quadrato della temperatura di rumore. Ora, migliora lo scopio che abbiamo a disposizione alla sensibilità, con la tecnologia attualmente disponibile, la sensibilità al di sopra di quella banda gialla che vi ho mostrato in precedenza va gigahertz all'anno, questo è proprio l'ordine di grandezza. Allora, se voi volete sondarla tutta, quelle due linee sembrano molto vicine, ma vi potete subito vedere che se ci mettevo una settimana a sondare un modello ad una certa sensibilità, per andare a sondare le famiglie di modelli più pessimistiche, devo moltiplicare per un fattore 50. Invece di una settimana ce ne metto 50 di settimane. Quindi diventa un tipo di ricerca difficilmente credibile, no? Sotto molti aspetti. Perché quando ci dite vai, io ci metterò qualche centinaio di anni a sondare questo spazio di parametri, diventa di poco interesse. Per questo è forte la spinta tecnologica nel portare tutti i sensori che sono stati utilizzati nel mondo stati sviluppati e messi a punto nel mondo della scienza dell'informazione quantistica, in cui si vanno anche lì a leggere segnali molto piccoli, nel mondo della ricerca di dark matter. Quindi il primo strumento
che si è iniziato ad utilizzare per il readout degli alloscopi. Fatemi rivedere di nuovo questo schema, c'è una cavità sotto l'azione di un campo magnetico e poi qui è molto semplificato lo schema di quello che può essere un ricevitore. Quindi avete tutto il rumore in questo tipo di esperimenti è determinato da quello che viene chiamato preamplifier. Su questo primo amplificatore decide in prima analisi la sensibilità dello strumento, a tutti gli effetti della ricerca. Ora vi riprendo qui l'espressione dello scan rate che vi ho mostrato in precedenza. Vediamo, lavoriamo sulla temperatura di rumore ed è in questa direzione che stiamo portando i sensori sviluppati nel mondo della quantum information. Che cos'è la temperatura di sistema? Beh, come potete sospettarvi, ci sarà un contributo dovuto alla temperatura termodinamica della cavità e un contributo dovuto alla temperatura di rumore di questo primo amplificatore, Ticona. Ora, quello che fate è raffreddare questi apparati all'interno dei refrigeratori di lezione che abbiamo visto nell'immagine in partenza. Quindi il numero di occupazione della cavità, mostrato in blu, con la temperatura scende velocemente, quindi arriviamo anche ad avere, vedete, questi sono 10 millikelvin, e questa è la temperatura a cui riuscite a portare questi apparati e le cavità. E vedete come viene ben soppressa rapidamente. Ma quello che conta in questo gioco è la somma della temperatura della termodinamica più quella introdotta dallo strumento che state utilizzando per il readout. E noi stiamo già utilizzando da alcuni anni quelli che vengono definiti gli amplificatori che introducono il minimo rumore. Il minimo rumore che è deciso dalla meccanica quantistica. E questi sono i Josephson Parametric Amplifiers. Come potete immaginarvi, sono degli amplificatori superconduttivi perché le perdite devono essere minimizzate. Quindi utilizziamo questi strumenti e che cosa vediamo? Che il minimo rumore introdotto da questi amplificatori, che è rappresentato da N con A in questa espressione, è quello che poi va a settare tutta la sensibilità, la temperatura di rumore del sistema. Quindi, al di sotto, questo è il grafico che vi mostro per una frequenza a 10 GHz, quindi vedete che a un certo punto non ha più senso nemmeno raffreddarlo il sistema al di sotto di una certa temperatura, vedete? Perché comunque avete un contributo che se ne sta live, non è tecnico, è intrinseco, non potete farci proprio nulla. Quindi questo ha portato questo tipo di amplificatori ha già introdotto una grande svolta, quindi già rispetto agli amplificatori high electromobility transistors, quelli che si basano sui transistors, le velocità sono di gran lunga aumentate, ma nella parte alta nella parte ad alta frequenza del plot di esclusione che vi ho mostrato in precedenza, questo ancora non basta, siamo ancora alle centinaia di anni per riuscire a sondare i modelli di interesse. Quindi nel campo, in tutta questa comunità scientifica che lavora attorno a questo tipo di detectors, di altoscopi, già da alcuni anni, a partire dal lavoro di Lamoureux del 2017, si è cominciato a vedere l'importanza di cominciare a sviluppare dei sensori di tipologia completamente diversa per andare oltre allo standard quantum limit. Cosa significa andare oltre allo standard quantum limit? Beh, probabilmente avete sentito parlare anche di squeezing, ma in questo contesto principalmente ci riferiamo alla possibilità di andare a contare direttamente i fotoni con dei contattori, no? Perché in questo caso io sto usando degli operatori che contano e quindi non mi trovo più ad avere questo limite. Quindi, se lo vogliamo rifrasare un po' meglio, il segnale che voi osservate in cavità sono le due quadrature del campo elettromagnetico, che qui sono rappresentate con x con 1 e x con 2. Se passate agli operatori quantistici, voi vi rendete conto che x con 1 ed x con 2, quando lavorate, questo è l'esercizio classico che si fa nei corsi base di meccanica quantistica, quando andate a scrivervi la Hamiltoniana dell'oscillatore armonico, vedete che
la scrivete in maniera tale da far emergere le due quadrature del campo elettromagnetico, e queste non commutano perché il commutatore restituisce i mezzi, mentre se invece la hamiltoniana del modo di cavità la scrivete attraverso il numero di fotoni, A croce commutatore vi dà 1. Quindi dite, beh, vediamo quanto ci posso guadagnare rispetto allo standard quantum limit, rispetto a leggere, ad utilizzare un amplificatore lineare per leggere queste cavità. Che cosa ci guadagno? Questo lo vedete direttamente in questa espressione, in cui vi sto restituendo il rapporto tra la velocità, qui sono lo spazio di parametri con un contatore, quindi con un dispositivo che vede i fotoni che escono dalla cavità, rispetto alla velocità, qui sono lo spazio di parametri con un amplificatore lineare limitato solo appunto dalla meccanica quantistica. Vedete, c'è un guadagno che va esponenzialmente, se va come E alla H non su KT, no? KB costante di Boltzmann, T la temperatura, nu è la frequenza. Giusto per darvi un po' di numeri, se ho una cavità, questa è molto pessimistica, come si va molto conservativa, no? 7 GHz, 40 mK, vi ripeto, possiamo andare anche 10 mK con questi refrigeratori, io già vedo un guadagno di un fattore 1000, che è cruciale in questo tipo di esperimenti, vi sta a dire, bene, dai, finalmente questo spazio di parametri si può sondare. Nel 2021 è un grande passo dal punto di vista sperimentale, è stato fatto da un gruppo statunitense che per la prima volta ha portato il Transmon Qubit, quindi questi sensori quantistici nel mondo della ricerca di dark matter. In assenza di un campo magnetico sono riusciti a mettere questi dispositivi direttamente accoppiati alla cavità, e questo ha permesso, questo semplifica molto le cose su certi aspetti, perché come immagino abbiate avuto modo di vedere, la superconduttività non è, cioè è compatibile fino a un certo punto con la presenza dei campi magnetici che sono richiesti anche in questo tipo di ricerca. Dicevamo al parecchi Tesla, fino a 10-12 Tesla. E la forza di questa prima dimostrazione, in cui non sono stati esclusi assioni, ma dark photons, che sono degli altri candidati di materia scura, un po' forse meno motivati, e ha permesso di andare già a mettere un limite di esclusione alla frequenza di 6 GHz, ma soprattutto dimostrando una possibilità di andare più velocemente rispetto alla quantum limit di un fattore, vedete, circa 1300. Adesso vi lascio un po' lì con questa immagine, entriamo più tardi nel dettaglio di come vengono fatte queste misure. Vi racconto solo per quale motivo non abbiamo ancora dei contatori in questo range di frequenze. Contatori ce ne sono nei range del visibile, di varie tipologie, utilizzati nel più ampio range di contesti applicativi. Nelle microonde la sfida è aperta al fatto che l'energia di questi fotoni nel gigahertz è molto piccola, siamo nell'ordine di 10 alla meno 5 electron volts. Quindi voi vi trovate a non avere la possibilità di sfruttare i classici processi di fotoionizzazione, o assistiti da fotoionizzazione, che ci sono invece nel visibile. Quindi la strada è quella di andare ad utilizzare dei rivelatori le cui frequenze tipiche, quindi uno deve riuscire a costruire un device che ha degli stati, delle transizioni, che sono proprio nel gigahertz. E vi faccio qui un esempio faccio alcuni esempi che vi stanno ad indicare quanto è attivo questo settore di sviluppo di contatori nelle microonde. Vedete, i lavori sono molto recenti, anche, lasciatemelo dire, purtroppo sono anche pubblicati in riviste ad alto impatto, a dimostrare quanto siano cruciali. Sia nel mondo, appunto, adesso io vi sto portando nel mondo della dark matter, ma anche nel contesto di queste misure che si fanno nel mondo della scienza dell'informazione quantistica. Qui ci sono alcuni esempi,
in tutti questi esempi si parla di sistemi che lavorano in superconduzione a temperature ultracriogeniche e che si basano su giunzioni Josephson. Quindi le richieste sono vedere segnali molto piccoli e 10 alla meno 23 watt. Se vi prendete l'energia di un fotone, a cosa corrisponde? Che rate di fotoni vi aspettate arrivi dalla cavità? E qui siamo, vedete, a un subhertz, quindi dipendentemente chiaramente da come avete progettato l'alloscopio. Quindi a 10 gigahertz vi aspettate un fotone ogni qualche secondo. L'altra richiesta è quindi di avere conteggi non legati al segnale bassissimi, alte efficienze e possibilmente anche la possibilità di vedere range molto segnali su frequenze in un range molto ampio. Quindi vi dicevo, tutti questi nuovi detectors si basano sulla tecnologia, lo sviluppo di circuiti superconduttivi e sulla giunzione Josephson. Molto brevemente, si tratta di circuiti che un po' partono da tutto quello che abbiamo imparato a fare per i circuiti integrati convenzionali e chiaramente però chiediamo che siano poco dissipativi, quindi substrati tipicamente sono di silicio, di zaffiro, dove le perdite sono minimizzate, e poi facciamo i circuiti con delle linee che invece di essere conduttori sono di superconduttori. Quindi niobio, alluminio, sono tutti materiali che al di sotto di una certa temperatura critica, puff, crolla la resistenza. E questo è cruciale per riuscire ad avere, non solo a minimizzare le dissipazioni, ma anche per avere a disposizione questo mattone fondamentale nel mondo dei circuiti superconduttivi, che è la giunzione Josephson. Ora, la giunzione Josephson, diciamo molto brevemente, la costruite andando a fabbricare avendo due elettrodi superconduttivi separati da una regione molto sottile fatta di un ossido, di un isolante. Tipicamente l'ossido che si sviluppa naturalmente facendo questo tipo di processo, e lo spessore è dell'ordine della decina di nanometri, è quello che vi potete aspettare che in superconduzione, se voi avete un elettrone, il classico esercizio di nuovo che fate al corso di meccanica quantistica, l'elettrone in una buca di potenziale, e voi potete calcolare che dipendentemente dalla profondità della buca ci sono c'è la possibilità, c'è la probabilità, non nulla, che questo elettrone zumbi al di là della barriera. E quindi avvicinate le due barriere e date la possibilità a questi elettroni di passare attraverso la giunzione. Qui vi mostro solo il tipico apparato, qui vedete un po' di questi circuiti superconduttivi, di dispositivi, questo è un amplificatore Josephson, e dove ho perso una slide. E quello che vi trovate quindi ad avere a disposizione è, voilà, eccola qui, che vi dicevo, a partire, perché la giunzione Josephson è un elemento chiave, perché è quella che ci permette a tutti gli effetti di andare a realizzare questi sistemi che voi volete usare per la detection di fotoni, che sono degli atomi a tutti gli effetti artificiali. Allora, qui vedete l'esempio dell'atomo naturale, l'atomo che c'è in natura. La cosa interessante di questo schema di livelli energetici è che potete, con un sistema laser, con un campo elettromagnetico, fare un addressing specifico su specifiche transizioni. Quindi potete, nel momento in cui avete accordato un laser alla frequenza, al salto energetico tra il livello 0 e il livello 1, siete sicuri che non state eccitando i livelli più alti. Se volete fare la stessa cosa con un circuito, con un circuito LC, di nuovo avete un oscillatore armonico, ma non siete in grado di fare addressing della singola transizione, vedete in questo potenziale che vi mostro qui,
perché fino a che, scusate, non andate a introdurre una non linearità, e questa non linearità, lasciatemi solo svolarci velocemente su questo aspetto, è proprio restituita dalla giunzione Josephson. Quindi nel momento in cui l'induttanza diventa un elemento non lineare, riuscite a fare degli atomi artificiali. E le transizioni, la cosa di interesse per quello che stiamo discutendo oggi, è che vedete omega 0,1, la transizione tra il ground e l'excited state, un numero tipico, è proprio alle frequenze di alcuni gigahertz. Quindi alcuni gigahertz le transizioni, bene, abbiamo degli atomi artificiali che possiamo sfruttare per fare detection. Ora, questo diventa ancora più forte nel momento in cui accoppiamo questi atomi artificiali a dei risonatori. Risonatori che ospitano appunto, per esempio, i fotoni che volete andare a rivelare. Ora, questi sistemi sono ben descritti nel contesto della cavity QED, e con un sistema, con un modello molto semplice, voi riuscite a descrivere l'interazione tra atomi e oscillatori quantistici, quindi di modi di cavità. Chiaramente prima vi ho fatto vedere delle cavità tridimensionali, ma nel mondo della circuit QED riuscite a fare anche delle cavità bidimensionali sul circuito. E tutto viene ben descritto in termini di interazione tra l'atomo e il fotone, quindi il campo che c'è all'interno della cavità. Quindi in che modo diventa molto efficiente questo processo? Adesso qui vi faccio un esempio. Sì, scusatemi, non mi torna l'ordine delle slide. Faccio qualcosa. Ah, posso commentarlo? No, quello che, lasciatemi aggiungere qualcosa su questa slide. Quello che in questi sistemi fisici diventa molto interessante è che quello che potete fare è, se andate a riarrangiare un po' questa hamiltoniana dell'interazione che vi sta a descrivere l'energia del sistema, la riarrangiate un po' e vi potete mettere in una condizione che viene chiamata di dispersivo. Quindi quello che potete chiedere è che l'accoppiamento sia questo G, la forza dell'interazione tra l'atomo e la radiazione, sia molto piccola rispetto a, che so, la differenza tra le due frequenze dell'atomo artificiale e della cavità. Allora, in questa condizione che cosa succede? Succede una cosa molto interessante dal punto di vista applicativo, è che potete fare due cose. Da una parte potrete andare a vedere se il qubit, se questo sistema a due livelli, se questo atomo artificiale sta in uno stato eccitato, sta nel ground state, andando a vedere di quando si sposta la frequenza della cavità, e viceversa potete andare a vedere se la cavità è popolata, perché se è popolata di fotoni, anche la frequenza del qubit va a cambiare. Quindi alla fine voi andate a fare delle misure in flessione su questi sistemi e riuscite a valutare se c'è un certo numero di fotoni, in questo contesto la parte che ci interessa di più, all'interno del risonatore. Potete far diventare adesso i processi più efficienti, quindi i fotoni che volete, che arrivano da questa cavità e che provengono da questo processo di inversione della particella ipotetica in fotoni, li potete accoppiare ad un modo di cavità che a sua volta parla con l'atomo artificiale, e il processo diventa molto efficiente di nuovo se andate a sfruttare la non linearità del sistema. Quindi potete, come in questo esempio che vi sto mostrando qui, avere un fotone che viene dalla cavità, lo accoppiate ad un risonatore d'ingresso, e quello che andate a cercare è l'eccitazione del qubit, se c'è stato un fotone in ingresso a questo risonatore. Quindi voi andate a tradurre fotoni in eccitazioni di qubit, che poi sapete come leggere, no? Di nuovo, perché sono tutti strumenti che ci sono venuti dal mondo della quantum information.
Io potrei fermarmi qui perché penso sia più interessante vedere se ci sono delle curiosità o degli approfondimenti e vi lascio con questa tre leggi di Clark che trovo abbastanza divertenti in questo contesto. Io stessa mi sono trovata ad utilizzare questi contatori, questi task one qubits, provenendo, cioè mi sono trovata proprio come utilizzatore ad usarli, e stiamo proprio analizzando in questi giorni i dati dei primi esperimenti che si stanno facendo, e ci sono delle cose che veramente uno mi si aspetta. Sono delle cose magiche che emergono dalla statistica, adesso le chiamiamo magiche perché qui uno dice, beh, quando una tecnologia è sufficientemente avanzata, difficilmente la distingo da qualcosa di magico. Poi anche le altre due le lascio leggere. E mi fermo qui e vediamo se c'è qualche curiosità. Allora, io ho un paio di domande dalla chat. Ti leggo la prima. Si parla molto di diverse forme di energia, visto che energia non si crea e non si distrugge, ma si trasforma in varie forme e massa. Nasce la domanda, qual è la sorgente di questa energia? Immagino dei 10 alla meno 24 watt estratti dagli assioni. Questo immagino che sia... Beh, questo è un contesto un po'... che va un po' inquadrato, no? Ma tutta l'energia che ci aspettiamo è... Allora, prima abbiamo parlato di energia che associamo alla massa, nel cosmo c'è un'energia globale, che è anche il motore dell'accelerazione con cui tutti i corpi celesti si stanno allontanando. E tutta questa energia, in questo modello inflazionario che stiamo usando per descrivere quello che vediamo nel cosmo, ci aspettiamo provenga da questo istante iniziale in cui c'è stato il Big Bang. Allora, adesso esattamente questo campo è un campo che, quello associato alle assioni, potrebbe essersi formato in vari istanti nella fase di formazione dell'universo, e che esso sia questo set da solo per noi sperimentali, se sia successo prima o dopo la formazione di questo campo set da solo, dove noi andiamo a cercare le particelle, no? Che nel range delle frequenze più alte o più basse. Però non so se ho risposto in maniera completa più o meno a questa domanda un po' di ampio respiro. Non è una domanda facile a cui, insomma, il meccanismo di formazione della dark matter d'assioni è complicato, insomma, da spiegare. Sì, è sicuramente complicato. Quello che comunque, diciamo, all'interno dei modelli uno può identificare più o meno quando c'è stata quando c'è stata questa rottura anche della simmetria che ha portato alla formazione di queste particelle ipotetiche, però da lì mi muovo. Allora, invece c'è una domanda più tecnica. Una è: a che temperatura sono operate queste cavità risonanti? E poi che tipo di analisi dati è necessaria per vedere effetti legati agli assioni? Matched filter o altro? Allora, la prima domanda si risponde in maniera abbastanza immediata, anche penso che ogni studente che segue i corsi di fisica base sa che il numero di occupazione bosonico su un risonatore lo calcoliamo come l'inverso di E alla H nu su KT meno 1, nu la frequenza, cioè il fotone, K la costante di Boltzmann, H la costante di Planck, e T è la temperatura. Quindi già le temperature dei millikelvin. Allora, quello che dovete fare è dovete portare a zero questo numero di occupazione. E come fate? Vi andate a fare questo conticino e vedete che già
ai millikelvin, alla temperatura a cui operiamo queste cavità, l'occupazione media è completamente soppressa. Intendo dal campo termico, no? Perché in questi esperimenti quello che vuole è che all'interno della cavità i fotoni che si formano siano quelli che vengono dal processo di conversione, non certo dal bagno termico, no? Quindi, chiaramente poi dipende dall'esperimento. A noi riusciamo a porre, a mettere dei limiti all'esistenza di queste particelle con una sensibilità peggiore, anche se facciamo l'esperimento a 4 Kelvin, quindi alla temperatura dell'elio liquido, che è una tecnologia un po' più facile da gestire, quindi la risposta forse più corretta a questa domanda è la temperatura della cavità e la sensibilità anche a cui voglio fare l'esperimento. E l'altra domanda era che tipo di analisi dati si fa? Quindi allora, negli esperimenti con i fotoni che escono in questi esperimenti seguono la statistica di Poisson. Quindi nel momento in cui voi andate al di sopra di un certo numero di conteggi e potete vedere che già sopra i 20-30 fotoni sono gaussiane, e l'analisi che fate è la media, ma quello che conta qui è la varianza. Il bello di questi esperimenti è che dalle fluttuazioni, da quanto fluttua il segnale, voi settate un limite per la particella. Quindi calcolate qual è il segnale che vi aspettate, perché sapete che la cavità ha un certo fattore di qualità, perché siete ad una certa... avete applicato un campo magnetico di 12 Tesla, vi fate il conticino, dite, beh, il segnale che mi aspetta è 10 alla meno 23 watt. E poi guardate quanto fluttua quel segnale. La larghezza della gaussiana è quella che vi direttamente utilizzate per calcolare il limite, rispetto chiaramente ai limiti, scalate tutto sui limiti su quella banda arancione che vi ho fatto vedere. Non so se ho risposto chiaramente alla domanda. Lasciatemi. Niente, quindi allora... Sì, qui se volete, giusto come commento conclusivo, se volete vedere una misura in cui uno riesce attraverso una qubit, uno di questi atomi artificiali, a vedere quanti fotoni ci sono dentro il risonatore, qui il laboratorio di Frascati c'è un laboratorio, che è il laboratorio di criogenia cold, in cui proprio adesso si sta facendo questa misura. Quindi c'è tutto l'apparato ongoing, quindi non vedrete quella... i piatti dorati, perché è tutto chiaramente chiuso all'interno di un contenitore, però insomma si stanno già facendo queste cose, ecco, anche qui. Grazie.